Amici criptoinvestitori, eccoci qua con questo episodio straordinario, questo live straordinario che però vi ho anticipato alla grande, quindi so che non vi colgo impreparati stavolta. Ve l'avevo detto, l'abbiamo fatto alle 21, che sappiamo anche che è un orario che piace di più a tutti, e siamo qua insieme a Pietro Michelangeli, che è un value investor. Una cosa che se abbinata a Bitcoin a volte fa quasi spavento, perché uno dice: Bitcoin è speculazione, questa è come dire, la voce circolante più diffusa. È difficile associare Bitcoin all'investimento, quantomeno ad un primo approccio. E io proprio per questo ho voluto contattare Pietro, innanzitutto perché lo seguo da tanto tempo e io sono il primo a dire di solito che la finanza personale, tutti questi temi andrebbero trattati addirittura a livello di istruzione, a livello scolastico. E visto che purtroppo non è così, vi dico subito, fatevi un favore e seguite Pietro, perché fortunatamente lui, Grazie come mille. dire, mette a disposizione di tutti in una maniera estremamente semplice ed estremamente a portata dei temi veramente importanti, veramente da fare nostri. Adesso magari poi gli lascio un attimo la parola per presentarsi in breve, però vi anticipo che le tematiche di oggi saranno proprio quelle di value investing su Bitcoin. Quindi è possibile, ha senso parlare di value investing parlando di Bitcoin e di criptovalute? Quale può essere un approccio a Bitcoin dato dal value investing e non dalla speculazione? Esiste un valore intrinseco di Bitcoin? Insomma, tutte queste tematiche di cui spesso abbiamo parlato, ma di cui voglio portarvi, diciamo, il punto di vista di una persona che del value investing fa il suo stile di vita. Insomma, io forse sono un po' più speculatore che altro e mi piace confrontarmi da chi ne sa di più di me su altri temi e da chi soprattutto ha punti di vista diversi. Oltretutto, io sto vedendo già che siete in tantissimi, che siete arrivati in chat e vi incentivo a farlo perché il bello dell'essere live è proprio l'avere la possibilità di interagire. Quindi, come al solito, come fate con me, insomma, il martedì e al venerdì nei nostri soliti appuntamenti, fatelo anche oggi, anzi a maggior ragione, perché quando vi ricapita la possibilità di avere in pasto Pietro Michelangeli in live così e di potergli chiedere di Bitcoin, ditemelo un po' voi quando vi ricapiterà. Quindi mi raccomando, vi voglio presenti sul pezzo, carichi con tante domande che poi vi leggiamo e vi rispondiamo. Inizio io però, mi permetto, innanzitutto col chiederti Pietro di presentarti alla nostra community, di cui secondo me il 90% delle persone già ti conosce, però spendi due parole su di te che te lo meriti. Allora, intanto grazie mille per la bellissima presentazione, super introduzione e grazie anche per avermi invitato, ovviamente. Grazie a te di Mi fa molto esserci. piacere e tra l'altro anche io ti seguivo perché quando ho iniziato a informarmi su questo mondo, sei stato uno di quei pochi canali che mi ha convinto davvero, ho detto ok, figo. Mi Quindi fa vabbè, mi hai già piacere. fatto un'introduzione assurda, io non mi dilungherei troppo perché sennò sembra che me la tiro. Comunque ho un canale YouTube, parlo di finanza personale, quindi tutto ciò che attiene alla propria sfera delle finanze, quindi dal guadagnare a come spendere in modo oculato, come risparmiare sulle giuste cose e anche come investire, che poi è il focus principale del canale. Hai detto bene, value investor, almeno ci si prova. Che per chi non sapesse cosa significa, il value investing è una filosofia di investimento che ha come obiettivo, principe, quello di andare a investire, a comprare esclusivamente solo ciò che secondo te, secondo voi, è sottovalutato. Quindi che in qualche modo riteniamo che il mercato stia snobbando per diversi motivi, possono essercene decine, centinaia. E quindi l'obiettivo di un value investor è cercare di andare a scovare queste opportunità tralasciando ciò che è sopravvalutato, perché di nuovo in questa filosofia se una cosa è sopravvalutata significa che ci si può aspettare un rendimento inferiore alla media, e invece se qualcosa è sottovalutato rispetto al mercato, rispetto a quanto dovrebbe valere, allora è quello su cui io mi concentro. Bitcoin. Allora, value Ecco che investing su arriviamo Bitcoin. Chiariamo un all'argomento attimo la posizione, scottante. perché allora, Bitcoin non essendo una materia prima, quindi non ha una
valenza industriale, non ha degli utilizzi di questo tipo, ma possiamo andare poi sull'aspetto monetario della cosa, ma ci arriviamo. Comunque, scindendo delle materie prime che si usano e quindi si può andare a ipotizzare, non lo so, quale potrebbe essere la domanda industriale, che paesi potrebbero andare a comprarla. Quindi su quel tipo di materie prime si può fare un certo tipo di ragionamento, su tutte quelle che non hanno degli utilizzi. Bitcoin non lo usi, lo puoi usare come mezzo di scambio, però non viene consumato. Allora, lì si parla tendenzialmente di speculazione, perché se anche fosse utilizzato, e qui andiamo poi sui paragoni sull'oro, che secondo me è la cosa più affine, anche se forzata, esattamente come l'oro ha sì un utilizzo industriale, ma molto poco di quello che viene estratto viene usato a scopo industriale, molto è usato come riserva, quindi esattamente simile all'oro, perché in questo caso non c'è nessun utilizzo, Bitcoin non ha un valore di per sé. È impossibile dargli un valore proprio perché non abbiamo nessun tipo di base su cui calcolarlo. Non produce un reddito, quindi non possiamo fare dei calcoli sui possibili flussi di cassa che può andare a produrre Bitcoin. Mi spiego. Se voi siete proprietari di un'azienda, significa prima di tutto che sperate che questa azienda faccia dei soldi. Quella è la base di solito, anche se va di moda ultimamente perderli. E una volta che si fanno soldi si cerca di capire, ok, non mi basta farli, voglio capire quanti. Una volta che hai stimato quanti puoi farne, allora se io ti dico che la tua azienda nei prossimi 10 anni ti creerà 100 milioni di profitto, evidentemente la vuoi pagare di più di un'azienda che produce 5 euro di profitto. Sembra una cosa banale, ma è già qualcosa, è un ragionamento che si può fare. Certo. Non ha un valore patrimoniale, cioè Bitcoin non corrisponde a un corrispettivo in qualcos'altro, quindi non possiamo nemmeno dire un Bitcoin, siccome rappresenta questo, vale così. Per dire fammi pensare, qualcosa che possiamo stimare come valore patrimoniale, che farlo solo patrimoniale, ok, una casa, per esempio, che anche se non produce reddito riesce a mantenere, ha un valore di per sé, anche se in realtà lì ce l'ha comunque perché è in grado di produrre reddito. Se io ti vendo un fondo immobiliare con dentro tante case, se anche quelle case non sono messe a reddito, hanno un valore patrimoniale, se anche sono tutte scassate, hanno un valore, e quindi anche lì glielo si può provare a dare. Su Bitcoin, no, perché non puoi fare questi tipi di ragionamenti. Bisogna farne un altro, sia quello speculativo e di adozione, nel senso che, torno all'oro, l'oro come ho detto si usa, lo puoi usare in gioielleria e i gioielli si comprano, li compri perché li vuoi pagare tanto, quindi cioè, se il gioiello costasse 5 euro staremmo parlando di tutta un'altra Meno cosa, appetibile. quindi partiamo subito col dire che il gioiello non è che costa tanto perché è d'oro. Costa tanto perché è d'oro e perché rappresenta lusso, quindi poi viene usato industriale, è un ottimo materiale che ha moltissimi utilizzi, ma se, e questo non è una cosa che dico io, è noto, se l'unico utilizzo dell'oro fosse quello industriale, varrebbe molto, ma molto meno, molto meno. Non certamente 1900 dollari l'once, quasi 2000. E quindi gran parte del valore dell'oro è dato proprio dall'aspetto speculativo, di riserva e anche in qualche modo di mezzo di scambio. Perché sì, è di riserva, ma in qualche modo è un mezzo di scambio. E lo stesso si può dire per Bitcoin. Cioè, Bitcoin non ha utilizzo, chi è che paga in Bitcoin? Chi è Esatto. che ci fa qualcosa con i Bitcoin? Cioè, niente, non ci fa niente. E quindi bisogna anche in questo caso tenere in considerazione del fatto che il prezzo di Bitcoin si muove sulla speculazione. E con questo non significa che ci sia qualcosa di male, attenzione. Io sono un value investor e quindi generalmente cerco di
di orientarmi a ciò che, a cui posso dare un valore, ma bisogna diversificare, bisogna allargare i propri orizzonti, quindi non escludo, cioè io con una mia parte di portafoglio speculo, con una parte minoritaria chiaramente, però lo faccio. E quindi il fatto che io sia entrato in Bitcoin non significa che io Bitcoin dia un valore, è impossibile dargli un valore, e esattamente come non do un valore all'oro, perché se proprio dovessi dargli un valore varrebbe un decimo, si tratta di una speculazione. È una speculazione a lungo termine, quindi magari me lo tengo 20 anni nel portafoglio, sì, va bene, però stai comunque agendo sulla una base speculativa. Non che ci sia nulla di male, ripeto, cioè, passa anche questo messaggio che speculare sia sbagliato, sia immorale. No, cioè nel senso, boh, cioè qui andiamo veramente sulla economico-filosofica, ma non... Alla fine non, penso anch'io che non ci sia niente di sbagliato, è tutta una questione di gestione dei rischi, perché ovviamente un approccio speculativo sarà un approccio a maggior rischio e potenzialmente maggior rendimento, un approccio più di investimento magari sarà più, tra virgolette, tradizionale, dove ci allochi un capitale maggiore con maggior tranquillità, hai un approccio completamente diverso, non stai lì magari a seguire il prezzo, a fare operazioni più frequenti e hai delle aspettative diverse, diciamo. Tra l'oro e Bitcoin, infatti, tornando a questo tema, che sono i due asset che spesso vengono comparati come i più simili, come hai detto anche tu, effettivamente in comune ci sono la scarsità, in teoria, quantomeno, perché poi l'oro non si sa effettivamente quanto ce ne sia, però diciamo che se ne estrae una quantità limitata, la domanda al momento è molto crescente, quindi il valore è dato un po' anche da quello. E dall'altro canto un po' lo store of value, l'essere visto come store of value e come magari alternativa a qualcos'altro o, tra virgolette, tante virgolette, soprattutto parlando di Bitcoin, una sorta di bene rifugio, ecco. L'oro storicamente ha sempre conservato questa sua nomea da bene rifugio e adesso non sta facendo eccezione, guarda caso, infatti è in un rally veramente marcato e un po' magari per la svalutazione del dollaro, per scappare dalla svalutazione del dollaro, un po' comunque per esporsi una parte in commodities, insomma ognuno sicuramente avrà il suo motivo per acquistare l'oro, e Bitcoin è un po', secondo me, una nuova asset class in questi termini, cioè è, secondo me, veramente difficile paragonarlo, cioè dire è una commodity, dire, cioè di inquadrarlo con i canoni tradizionali, perché è un qualcosa di completamente nuovo. A differenza dell'oro, lui ha un fixed supply, quindi sappiamo quanti ce ne saranno, sappiamo l'evolversi nel tempo appunto della liquidità in circolazione. Però ecco, abbiamo una maggior volatilità dal punto di vista poi meramente del prezzo, e tornando invece ai, tra virgolette, fondamentali, abbiamo la decentralizzazione, che è quello su cui alla fine si fa un sacco leva. Secondo te, quindi, dovendo, non so, pesare in percentuale, quanto ognuna di queste cose potrebbe dare valore a Bitcoin, mettendoci dentro l'adozione, se vuoi, la scarsità, l'essere un'alternativa, una via di fuga, diciamo così, per chi vuole custodire i propri fondi, non, cioè davvero in proprio possesso, non in balia di politiche monetarie altrui, ma sapendo bene quello che sta accadendo. E il discorso appunto di riserva di valore, qual è che potrebbe pesare di più in un contesto di voler appunto cercare di immaginarsi un driver per il prezzo di Bitcoin poi nel tempo? Guarda, è molto difficile. Secondo me, guarda, la butto lì. L'aspetto speculativo su Bitcoin è minore di quello dell'oro. Nel senso che esatto. Secondo me non te l'aspettavi come cosa. Perché, cioè dico, non ti aspettavi che la pensassi così. Perché se tu vai a vedere, allora, fantomatico stock to flow, mitico Ecco, stock to flow. volevo arrivarci lì, No, ok, allora. Non devo spiegarlo, lo sanno tutti quelli che ti seguono, vero? Sì, Immagino. immagino di sì, e sanno anche Ok. la mia opinione, che poi io ho saputo che la tua è affine alla mia, quindi. Sì, ok. E diciamo che se Bitcoin non avesse un alto stock to flow oggi o potenzialmente domani, o quasi sicuramente domani, l'aspetto di riserva di valore, di bene rifugio, di
Aiutami, cos'altro avevi detto? Mi sono dimenticato. Non decentralizzazione, speculazione, ne avevi detto un altro. Non decentralizzazione. Di adozione, Esatto, di adozione, l'utilizzo. ok. Ecco, se non fosse per uno stock to flow molto alto, questa roba qui non esisterebbe. Nessuno si sogna di andare a mettere, non so, di andare a considerare le noci un bene rifugio, perché non sono scarse, perché posso piantare un albero e farne botto. E quindi quell'aspetto lì è cruciale. Non sono tanto quindi cosa ne penso dello stock to flow in generale? Che sia molto rilevante, perché comunque stiamo parlando di qualcosa che dà a Bitcoin una scarsità intrinseca e definita. Non sono d'accordo però sul fatto che guidi il prezzo. Cioè, nel senso, secondo me lo stock to flow contribuisce, e la scarsità, diciamo la scarsità, contribuisce a gran parte del prezzo di oggi. È come se, non so, se oggi Bitcoin costa 8.000, 9.000, quello che è, allora il fatto che sia scarso, diciamo che, non so, $3.000 corrispondono a quello, per capirci. Discorso diverso, infatti, lo faccio per l'oro, perché se tu vai a vedere la correlazione tra il prezzo dell'oro e il suo stock to flow, che non è fisso, cambia, ci sono periodi dove se ne mina di più, dei periodi in cui se ne mina di meno, ci sono dei periodi in cui si sviluppano delle tecnologie per cui minare oro diventa più facile, ci sono dei periodi dove si trovano dei giacimenti enormi e allora si inonda il mercato. Non c'è una precisa correlazione, ma per niente. E quindi, e infatti nessuno poi nel mondo dell'oro parla di stock to flow, cioè lo si cita per dire ok, l'oro ha una valenza pseudo monetaria, se vogliamo, quindi, ma nessuno si sognerebbe, cioè nessun esperto di commodities, e io non lo sono, nessun esperto di commodities si sognerebbe mai dire ah no, lo stock to flow aumenterà, quindi l'oro, ma no, non si fa. Se leggi in qualsiasi report di aziende che si occupano di oro o di commodities, non troverai mai stock to flow. Per i Bitcoin è un pelo diverso, secondo me, perché hai questo aspetto di stock to flow predefinito, ok? Che va nel senso, questo non significa che seguirà questa curva esponenziale di domanda così come dipinge il modello, però è comunque qualcosa che attribuisce prevedibilità a Bitcoin, che è qualcosa che manca in sostanzialmente qualsiasi asset. Cioè, tu sai che l'oro è quello e che ne puoi mettere poco sul mercato, però non sai cosa può succedere. Sai che le obbligazioni sono tendenzialmente più sicure, ma ai tassi cosa può succedere? Bitcoin è interessante però perché sai che hai questo sistema sempre meno inflattivo, a scaglioni, e sai già come va a finire. Cioè, sai già qual è il destino, le tempistiche. Questo secondo me lo rende molto interessante. Questo velocizzerà l'adozione, secondo me. Perché se guardi a tutti gli asset che tu puoi comprare, sostanzialmente nessuno ha questo aspetto di prevedibilità. Da lì a dire che arriva un milione, che arriva, no, perché comunque il prezzo di Bitcoin per passare da 1.000 a 10.000 fa crescere la capitalizzazione di poco. Da 10.000 a 100.000 di abbastanza, da 100.000 a 1 milione, cioè stiamo già parlando di qualcosa che diventa molto rilevante, e esattamente come faccio un esempio forzatissimo, ma per capirci, ci metti molto poco a crescere da 1,40 m a 1,50 m, da 1,50 m ci metti sempre di più, ci metti a un certo punto basta, fisiologicamente non ce la fai più. La capacità del mercato di assorbire qualcosa è quella. La capacità energetica di far lavorare Bitcoin è quella, non è che possiamo metterci tutti con 27 pannelli solari a far girare Bitcoin. Un domani, chi lo sa, magari tra 100 anni, quando non ci saremo più, chi lo sa. Però, Però vedendo ad esempio come paragone, non so, la capitalizzazione dell'oro, per dirne una, qualcuno su internet a volte, sui vari report che si leggono in giro, la paragona addirittura alla capitalizzazione delle valute fiat, che secondo me però quello è un po' fuori luogo. Perché
Paragonandola alla capitalizzazione dell'oro, beh, caspita, quella dell'oro è ancora immensamente superiore a quella di Bitcoin. Esiste secondo te la possibilità di un avvicinamento, quantomeno dei due valori, spinto ovviamente da una maggior domanda che a sua volta è spinta magari da una maggior adozione e riconoscimento e magari semplificazione dell'acquisto di Bitcoin da parte di enti bancari e di quei portali attraverso i quali il semplice investitore può accedere a un asset, oppure è sempre un sogno quello? Guarda, se pensassi che non accadrà mai, sarebbe assurdo che io appunto lo compro, perché è chiaro che se l'ho comprato penso che salirà e che possa anche salire molto. È difficile fare paragone con un bene che è in circolazione da millenni e che convenzionalmente è ormai nelle casse di qualsiasi banca centrale e che ha un peso. Adesso, che questo peso possa essere minore a favore di Bitcoin, ma sì, ma perché no? Voglio, ok. Il fatto di poterlo comunque stoccare senza averlo lì fisicamente è anche interessante sotto il piano della sicurezza, da un certo punto di vista. Vedi cavo, cose del genere. Mi viene in mente, ma così qui stiamo andando sul goliardico, l'ultima della casa di carta, ok? Che lì, vabbè, adesso non voglio fare spoiler, Magari quindi qualcuno lo sta guardando e dice no, cercherò no, di taci. oscurare alcune cose. E lì comunque si parla di oro, e beh, insomma, il fatto che, non dico come va a finire, ma se nella prima il progetto era quello di stampare un botto di valuta, il progetto nella seconda è quello di, fregare un sacco d'oro alla Spagna, poi non dico cosa succede. E questa cosa avrebbe uno scompenso incredibile nel mondo reale. Il fatto che non se ne è parlato, che nessuno ne ha parlato, secondo me indica, prima ha guardato la casa di carta, non sa come funziona questo sistema, ma non c'è nulla di male, è una serie di intrattenimento. Ma potrebbe anche essere che l'oro stia effettivamente perdendo un po' questo scopo di riserva. C'è anche da dire che, al contrario, le banche centrali stanno però sempre comprando più oro. Lo stavano facendo da mesi ormai. E beh, direi che è andata piuttosto bene. Io non ti so dire se arriveremo a un livello dove raggiungerà l'oro, perché è impossibile saperlo. Il discorso anche di adozione, secondo me, è molto legato alla speculazione, perché mentre tu oggi compri oro perché sai che hai tutto quello storico di millenni e non si può cancellare. Oggi compri Bitcoin anche, e non dico soprattutto, però tra i motivi principali c'è quello di che il prezzo salga. Se il prezzo di Bitcoin dovesse iniziare a rallentare, a scendere gradualmente, a stare fermo anni, beh, potrebbe essere un problema per Bitcoin, Perderebbe un po' di perché appeal. sì, esatto, perché comunque siamo ancora nelle sue fasi iperembrionali. Quindi molto dipenderà dall'adozione, cioè dal fatto che ci si creda, e quindi tutta la narrativa di decentralizzazione che, secondo me, non deve essere primaria per Bitcoin, parlo da novizio, a mio avviso deve esserlo per far sì che Bitcoin diventi rilevante a livello globale. Quindi ci sono talmente tante incognite, talmente tanti fattori che secondo me muovono il prezzo, che è impossibile dirti cosa potrebbe accadere. Io ti dico la verità, cioè dal punto di vista mio, da chi cioè, è molto dentro Bitcoin, lo stima molto e crede molto nella sua, tra virgolette, filosofia, la decentralizzazione gioca un ruolo invece fondamentale, perché è quello, cioè è la novità assoluta un po' che ha introdotto, la possibilità di non dipendere da un ente centrale e tutto ciò che poi ne deriva, perché poi è nato tutto un mondo al di fuori di Bitcoin, di altre criptovalute, che è un mondo in continua evoluzione. Alla fine, su Bitcoin, al di là della semplice criptovaluta stessa di Bitcoin, ci si può costruire.
che c'è una possibilità, seppur limitata, di programmazione, tra virgolette. Sono stati creati canali di pagamento, come può essere Lightning Network, adesso senza voler andare troppo nel tecnico, però si stanno creando tutti degli ecosistemi finanziari, chiamiamoli in questo modo, anche fuori da Bitcoin. Magari Ethereum si presta un po' di più a queste applicazioni, essendo più programmabile, però insomma cioè io personalmente, quando ho visto la possibilità già di fare una transazione senza un intermediario, mi aveva stupito, ma quando ho visto che si poteva estendere questa cosa al collateralizzare magari una criptovaluta, creandoci sopra un'altra criptovaluta stabile, che in quel caso lì sì, può diventare davvero una currency, permettere addirittura di fare delle linee di credito senza un intermediario. Io mi immagino, guardando avanti con ovviamente tanta immaginazione, perché siamo ancora ben lontani dal poter fare questo, un mondo in cui sarà possibile, come dire, decentralizzare l'atto notarile, per dire, quindi un passaggio di proprietà, quello che al momento è cartaceo. Insomma, tutti quegli atti che sono magari più pesanti, più difficili, perché c'è una terza parte in mezzo, andare a sgravare i costi di tutto questo, andare a snellire la procedura. E non lo so, ecco, questo mi ha aperto veramente una finestra sul mondo delle criptovalute, che è ciò che mi ha attirato di più, al di là del semplice Bitcoin, che poi è un po' il simbolo di tutto questo, però ovviamente cioè, c'è molto di più dietro, semplicemente rispetto al semplice prezzo di Bitcoin e alle possibilità che la detenzione di Bitcoin ti dà. E cioè, tu non sei convinto ancora di questo al 100%? No, non è che non sono convinto della decentralizzazione. Come ti ho detto, bello e soprattutto lo ritengo fondamentale. Non è che non mi convince, è che sarò un po' vecchio stile, però alla fine la nostra società non si è costruita sulla prova, sul proof, come nel caso di Bitcoin, ma si è costruito tutta, fin dall'inizio, su rapporti di fiducia, ma non dico gli ultimi No, no, è decenni vero. di valute fiat, dico fin da subito. Cioè, ogni civiltà si basa su porre fiducia in qualcosa, in un sistema, in un simbolo, da inizialmente le religioni, al concetto di città, cioè tutti. È come se dessi valore al concetto di città, che è assurdo, non ha senso, e ce lo siamo inventati noi. Quindi, ok, bella il discorso di decentralizzazione, però innanzitutto non credo che la faranno passare così liscia, nel senso che ovviamente, cioè, anch'io faccio il tifo per Bitcoin, ce l'ho, Certo. però sono, ma non lo so, mi viene da essere un po' più dubitante di questa cosa e dico, ma davvero non accadrà nulla? Ora Bitcoin è un fenomeno in termini monetari della sua stazza, è come se fosse entrato un tizio magrolino in uno stadio di calcio. Cioè, se anche questo si inizia a urlare, a sbraitare, nessuno se lo fila. Nel momento in cui diventa pesante, che si tira dietro migliaia di persone e iniziano tutti a far casino, lo notano e dicono: ok, adesso cosa facciamo? Come ci regoliamo? Quindi, decentralizzazione, sì, bisogna vedere quali saranno poi gli step per arrivare a far sì che. Non dico sia accettato, perché è quello il discorso della decentralizzazione, ma non condannato, ad esempio. Perché voglio vedere a dire no, ma Bitcoin non si può fermare. Voglio vedere se ti fanno un raid nelle farm e ti bruciano tutto. Cioè, nel Caspita, un po' senso, ce n'è estremista come un'altra, ce n'è visione. un'altra. Beh, Però no, comunque, no, è se diventa vero. un fenomeno che ha il potenziale di spiazzar via l'oro, che ora è in pancia a tutte le banche centrali, cioè, stiamo parlando di un fenomeno che sarà praticamente quello che cambierà il mercato dei capitali del terzo millennio. Chi si immagina che Bitcoin diventi così importante? Stiamo andando a ridefinire tutto un sistema finanziario, ma anche sociale, basato sulla fiducia. Bitcoin, come tutti sappiamo, non ha bisogno di fiducia, non fidi di Trustless. nessuno. Certo, e che è anche bello. Bisogna vedere poi come. E vedo che in chat scrivono si è fatta la guerra per molto Sì, meno, è vero. appunto, cioè, quella è un po' la cosa che mi preoccupa del fatto che Bitcoin sia decentralizzato,
come lo si Cioè, affronta? tu temi Come... in futuro che ci sia la possibilità che lo vogliano bandire completamente, che rischi di sovvertire appunto il sistema economico? Allora, no, dipendentemente però da come si arriva a far sì che Bitcoin sia grosso. Se Bitcoin dall'oggi al domani diventa enorme, se domani Bitcoin arriva a 100.000, ok? Stiamo parlando di qualcosa che ha un peso finanziario globale immenso e le banche centrali non sono a bordo. È un problema. Se invece è una cosa più graduale, un percorso in cui anche le banche centrali, anche gli istituzionali importanti, le banche istituzionali, i grandi fondi, salgono a bordo e fanno parte di questo fenomeno, allora no. Anche per quello mi convince poco lo stock to flow, perché sarebbe un suicidio sostanzialmente. Cioè, il fatto che salga così in fretta significa che ne nessuno degli enti regolatori, degli enti governativi, che comunque sono quelli che poi fanno le leggi, sono quelli con le armi, che nessuno è a bordo, beh, cavoli, è qualcosa che sfugge al loro controllo e questo controllo deve essere riacquisito. Nel momento in cui invece è più graduale, quindi non arriva a 100.000 domani o a 1 milione dopodomani, allora è anche più sana come crescita e tutti possono beneficiarne e si può cambiare o adottare anche lo standard di Bitcoin. Tu hai letto Però giusto il libro The Bitcoin Standard? Mi ricordo che nel tuo sì. Sì, video ne parlavi. E che cosa ne pensi di questa idea del Bitcoin Standard? La vedi fattibile o è pura allora, utopia? io lui l'ho trovato un po' fazioso. Però beh, cioè è un bel libro e lui sicuramente ha portato dei punti interessanti. Insiste molto su questa offerta di moneta che si riduce, il prezzo quindi aumenta, non ha evidenza scientifica sta roba, però ho tolto questo aspetto che, come ho detto, non è quello che conta di Bitcoin. L'aspetto della decentralizzazione è interessante per muovere grandi capitali, per avere delle riserve, figo. Lo vedo un po' meno, e anche lui mi pare, sul discorso pagamenti. Cioè, Bitcoin ha delle enormi limitazioni sui piccoli pagamenti. Quindi anche lì una decentralizzazione totale implica che per ogni minima transazione ci deve essere una verifica, cioè Visa, Mastercard, che qua servono apposta. E per snellire il tutto, se no voglio vedere lì al bar. Guarda, pago la pizza, così la 10 minuti così. Beh, Calma. su quello ti dico, sono d'accordo anch'io, sul discorso che Bitcoin Questo non è Bitcoin, cioè poi altre esatto. alt non le Esatto, è conosco. difficile definirlo una currency proprio perché è tutto fuorché snello, nel senso è lento da trasferire. È vero, c'è Lightning Network che è un canale di pagamento creato apposta per snellire questi movimenti, però è tutto fuorché perfetto. E quindi penso, cioè io se dovessi immaginarmi di inserire Bitcoin in una sorta di strumento di pagamento, me lo vedrei come collaterale sul quale creare magari un'altra cripto dotata di caratteristiche più affini a una currency, quindi magari una stabilità piuttosto che la maggior velocità di transazione e chiaramente quindi caratteristiche completamente diverse. Bitcoin rimane uno store of value, anch'io lo vedo un po' così, e poi quello Bitcoin moneta. E a tal proposito, ecco, mi viene da chiedere, il discorso delle stable coins, adesso non so se stai seguendo, hai seguito, ti interessi semplicemente perché magari non te ne frega niente, anche degli approcci che le banche centrali stanno avendo in tale direzione, a partire da quando c'è stata la notizia di Libra fino al fatto che si parla di digital euro, alcune banche centrali stanno erogando la loro crypto fiat, chiamiamola così, e questo potrebbe portare secondo te a un cambio di paradigma anche nell'economia tradizionale, oppure sarà un fuoco fatuo destinato poi a finire nel nulla come il petro? Allora, io come ho detto sulle alt non sono ferrato, quindi non mi lancio in considerazioni perché boh, io sono dell'idea che uno può parlare solo quando sa Certo. vagamente cosa sta dicendo. Infatti, anche su Bitcoin a volte mi sento in difetto, però su discorso invece di moneta lì posso magari spingermi un attimo di più. Allora, le stablecoin so vagamente cosa sono, cioè finisce lì la mia conoscenza. Che tutto possa andare incontro a un rinnovarsi, complice anche le cripto, come ho detto, non lo escludo, non deve essere qualcosa che parte
solo da noi individui e neanche da grandi aziende. Deve essere qualcosa che parte da chi ha il potere oggi, se no, cioè, se no è un casino. Quindi se tu mi dici, mi fido, ci credo, poi mi dai qualche articolo così mi vado anche a leggere, che sono curioso, che banche centrali si stanno adoperando su questo aspetto, ottimo. Ma questo anche su Bitcoin o su Ma in realtà no, le altre? banche centrali ovviamente hanno intenzione di erogare delle proprie monete che alla Ok. fine hanno delle caratteristiche decise da loro, quindi non si parla ovviamente di decentralizzazione. A parte magari rari casi che ci sono alcuni progetti un po' innovativi, però anche lì c'è da vedere se poi verranno fatti oppure no. Però ecco, proprio il fatto di farle diventare forse un po' più borderless, perché l'inviare denaro da un punto all'altro anche in due stati diversi potrebbe diventare più semplice. Rimane il problema, che è un problema della valuta fiat, quello dell'essere comunque confinata in quanto tale, nel senso l'euro in Europa c'è, fuori dall'Europa non c'è. Il dollaro rimane, vabbè, una moneta che è riconosciuta, accettata in tutto il mondo, però comunque se si vuole andare in Europa va convertito e quindi rimane un po' quel limite di confinamento. Però appunto è possibile spostarla da una parte all'altra del mondo in pochissimo tempo, ma soprattutto è possibile detenerla per davvero, perché se abbiamo una moneta effettivamente su blockchain, vuoi che comunque ci possono essere anche lì tantissime ombre a partire dal fatto che ti possono banalmente blacklistare e quindi tu sei sanzionato, tu non puoi fare transazioni e quant'altro. Però appunto ci sono anche alcuni progetti che hanno in mente di evitare queste cose qui, ridando magari anche un po' di privacy al cittadino, alla persona. E questo secondo me, caspita, sarebbe un inizio davvero di cambio di paradigma che potrebbe poi in seconda battuta anche avvicinare di più forse a Bitcoin, perché è come una modifica. Prima giustamente dicevi, è impossibile passare da una cosa a un'altra così bruscamente, travolgendo tutto quello che c'è adesso, tutti i sistemi che ci sono, perché ovviamente ci sono interessi molto forti che non vorrebbero che ciò accada. Però questo magari potrebbe essere una prima modifica, come dire, un passettino in avanti verso quella direzione lì, non credi? Sì, potrebbe anche essere così, guarda, nel senso, determinate criptovalute per utilizzi magari più governativi, più statali, adottate da loro, altre usate invece più volgarmente, diciamo. E potrebbe anche essere che ci sarà questa divisione. Sai, essendo tutto talmente nuovo, prima vedevo qualcuno che giustamente diceva: ragazzi, però anche il paragone con l'oro è forzato, sono totalmente d'accordo. E infatti l'avevo anche detto all'inizio, e è vero, è una cosa a sé, quindi cioè, stiamo veramente facendo delle speculazioni, nel senso che ci mettiamo soldi e anche mentali, perché siamo qui a chiederci cosa potrebbe essere, cioè com'è fatto un nuovo colore, siamo qua così, no? E quindi è qualcosa difficile anche da immaginare, secondo me, perché poi gli equilibri, per esempio, sovranazionali che ci sono oggi, vedi Unione Europea, vedi l'ASEAN in Asia, non è detto che saranno quelli di domani. Quindi anche lì magari, cioè, l'Unione Europea si dissolve, quindi, e tutti questi progetti decadono. Cioè, ci sono tante cose coinvolte. Non ho questa visione così anarco-liberista di un Bitcoin che esplode, i sistemi centrali collassano, nessuno usa più l'euro dall'oggi al domani. Non lo so, mi sembra un Sono po' una d'accordo con visione un te po' su questo, esagerata. sono Però, assolutamente d'accordo. come ho detto, l'ho comprato, lo accumulo ogni tanto e quindi credo che salga, credo che possa essere sempre di più adottato. Spero in un percorso graduale, come in tutto, cioè anche ne parlavo in un altro video, adesso non per andare off topic, è giusto per fare il paragone. Che si possa un domani passare allo smart working, al lavoro da remoto, benissimo. Che si possa passare a non avere, detenere più un'auto e a usare solo tipo robotaxi, vedi Tesla, Uber, queste robe qua, benissimo. Però è qualcosa che per essere implementato a dovere, chiedilo a quelli che hanno lavorato da remoto, o magari anche tu hai lavorato da remoto, e se fatto con i piedi, Distruttivo, insomma. sì. Esatto. Quindi
tutto secondo me deve essere, i cambiamenti non mi spaventano, devono essere graduali però, non devono essere sconvolgenti, se no sì, quelli fanno paura. E quello che è accaduto in questi anni a tal proposito, inerente a Bitcoin ovviamente, come lo vedi? Perché comunque, come anche dicevi tu poco fa, è partito dal nulla, dall'essere schernito, perché si diceva sì, Bitcoin è ridicolo, ma cos'è, una roba da nerd, chi se lo fila, e è il mercato nero, insomma tutti quei luoghi comuni lì. È partito così a essere schernito, poi a cercare di ostacolarlo, perché a tutti gli effetti hanno cercato, beh, di buttarci sopra una cattiva nomea, che è quella per l'appunto dell'essere la moneta dei trafficanti, e dei poi esatto, sì, dei criminali, e quindi di cercare di disincentivarne l'uso. Ricordo che nomi molto influenti anche di banche, di istituti finanziari, si sono apertamente schierati contro a Bitcoin senza troppi problemi. Però anche questo comunque non ha impedito a Bitcoin di continuare la sua espansione in termini di persone interessate, persone coinvolte, copertura mediatica anche, perché si è continuato a parlarne, si è continuato a far capire anche che cos'è, perché nonostante tutta questa onta che ci si è buttata sopra, la gente ha capito comunque che non era davvero così, che in Bitcoin si nasconde un qualcosa che non c'è mai stato prima, magari un po' come un meteorite, no? Che cade, tutti lo guardano affascinati senza capire bene che cos'è. All'inizio anche a me era successo così. Però poi studi, lo capisci, ti avvicini, poi da lì scopri tutto il resto e ti si apre veramente un mondo. Io credo che sia un po' questo quello che è accaduto. Tu pensi che sia stato effettivamente disruptive in un certo qual modo, oppure che finora stiamo andando un po' gradualmente, per l'appunto come ipotizzavi tu, essere un andamento sano e organico? Allora, due punti. Il primo, apro una parentesi, così, che vuole essere più di riflessione, perché se proviamo a rispondere a sta domanda non ne usciamo più. È un po', è nato prima l'uovo o la gallina? È nato prima l'adottare Bitcoin perché ci si crede e questo ha fatto salire il prezzo, o è aumentato il prezzo che ha fatto aumentare l'adozione? Boh. Bella domanda, cioè, anche questa. È chiaro che molti si siano avvicinati a Bitcoin perché hanno visto che è cresciuto di prezzo, cioè non ti avvicini, certo, a una roba in cui credi tantissimo, super progetto, se poi ha perso il 99% in un anno. Quindi, vabbè, è impossibile provare a rispondere, però... Qualcuno avrà fatto anche quello, immagino, perché io ho conosciuto persone che sì, hanno detto, ma sì, io minavo dalla mia cameretta nel lontano 2000 e quello che... Io ci ho provato. Sì, quando? Però i Litecoin, non Bitcoin. Ma recentemente? Bitcoin, quando avevo provato, mi avevano detto, io riferisco perché allora non ne capivo niente, mi ha detto, no, la difficulty è troppo alta. Perché difficulty? Ma dimmi la difficoltà. Sì. E poi ho capito che invece era un termine tecnico, non volevano fare gli inglesisti, gli anglofoni a caso. Comunque, per rispondere alla domanda, che adesso, oddio, mi sono perso, cosa che mi avevi chiesto, aiuto. Ma il discorso dell'essere disruptive o meno, fondamentalmente. Ah, sì. Troppo sì, disruptive, sì, oppure okay, se in questi anni abbiamo fatto un percorso tutto sommato organico, ecco, usiamo questo termine. Guarda, non lo dico assolutamente per smontare Bitcoin o cose del genere, però Bitcoin è molto piccolo. Bitcoin è ancora molto piccolo. Quindi ciò che ha fatto finora è qualcosa che si fa relativamente in modo facile. È interessante, nel senso, si vedono azioni basate sul niente che salgono a dei livelli molto più alti. Detto ciò, è interessante proprio per il fatto che Bitcoin non ha un controvalore patrimoniale, non ha un valore reddituale, e comunque salga, e comunque sia sempre più adattato. Quindi non è il paragone con Shopify. E soprattutto un qualcosa che è partito veramente dal niente, perché se ci pensi è veramente un gruppo di... Boh, di qualcuno, di nerd, di chissà che, di sognatori, di anarco-liberisti per l'appunto, che ha voluto buttare giù quest'idea e poi ha detto, boh, fatene quello che ne volete. Poi, cioè, da solo è diventato così, cioè, ne hanno parlato il presidente degli Stati Uniti ha citato Bitcoin, anche Donald Trump ha citato Bitcoin. Insomma, caspita, cioè, è un'ascesa che non è... Non so se l'ho mai vista io, una cosa No, del ma genere. infatti secondo me ha delle buone basi. Il punto è che finora ha fatto
secondo me, un decimo di quello che deve fare per arrivare a essere importante, rilevante. E io mi auguro solamente che possa arrivare anche a dei livelli molto alti, ma gradualmente, perché sennò diventa anche percepito come l'ennesima moda. Cioè, non vorrei che diventasse questo, anche perché Bitcoin, anche a livello di ideali, è interessante. Insomma, a livello di finanza globale è più di quella roba che compri e ti fa 10 per. E quindi io mi auguro che la transizione o l'implementazione di Bitcoin, perché non è, cioè, anche questa retorica che si debba passare da qualcos'altro a Bitcoin non è detto. Cioè, però mi auguro che, chiamiamola transizione, a Bitcoin sia graduale, lentamente capita da tutti, perché voglio vedere se oggi andiamo in strada a chiedere non come funziona Bitcoin, qual è il principio, cos'è. Cioè, tanti dicono, ma sì, è quella roba di internet, quella roba digitale, quella che compri. Cioè, ancora manca tantissimo. E il fatto che lo citi Trump, beh, cioè, Trump non è l'ultimo sfigato, per quanto possa a volte sembrarlo. Io non supporto assolutamente Trump, anche perché sì, ci siamo fraintendimenti, però insomma, a livello imprenditoriale è uno che ci sa fare e quindi è normale che sia un po' attento anche su queste cose. Non so quando la persona, non dico comune, perché così sembra quasi un insulto, però quello che non si interessa di questi argomenti ne viene a sapere, cioè viene a contatto con questa cultura. Che c'è stata una prima esposizione di Quello, massa, quella però la secondo me, nel scuoti. 2017, che mi sembra che vada un po' andata, insomma, in quei termini lì, perché, e come dicevi tu, e io sono d'accordo, è guidato anzi, ci siamo fatti la domanda, se è il prezzo che guida l'adozione o viceversa. Quello non ho ombra di dubbio, è il prezzo che guida tutto il resto, che traina tutto il resto, perché anche se guardo banalissimamente le statistiche del mio canale, vedo che i picchi, che basati proprio da traffico di ricerca, arrivano nel Certo. momento in cui ci sono le impennate di prezzo, ma non mi stupisce perché io per primo me ne sono interessato come strumento di speculazione e di investimento, come secondo me il 99,9% di tutti noi e chi lo nega alla fine mente, perché è così. Poi magari ovviamente da lì, come è successo nel mio caso e di tanti altri, approfondisci, scopri cosa c'è dietro, ti si apre un mondo e ti appassioni per davvero. Però appunto, ecco, va un po' ad ondate, nel senso 2017 c'è stato il mega bull market, è arrivata un'ondata di persone che sapevano poco, sapevano niente, ci sono entrate, qualcuna, non so con che percentuale di conversione, avrà capito qualcosa in più, e poi beh, c'è stato il bear market e c'è stato un po' più di calma piatta. Adesso, ecco, sembra che stiamo andando incontro ad un'altra cosa simile, perché in questi ultimi giorni, banalmente, ho iniziato a ricevere messaggi magari da persone che si vede che non è una colpa per l'appunto, che non sanno di che cosa stanno parlando e poi rischiano anche di fare delle cagate gigantesche, poi se qualcuno non le ferma, però mi sembra che ci stiamo muovendo di nuovo in quella direzione lì, quindi sembra che andiamo un po' ad ondate. A me questa cosa un po' spaventa, a dire la verità, perché non mi sembra troppo organico come andamento, però essendo un asset comunque effettivamente ancora circoscritto, ancora piccolo, ancora per pochi, allora penso che sia anche naturale, un po' anche come l'andamento delle azioni delle piccole e medie imprese, piuttosto di ciò che è appena quotato sul mercato, le commodity poco Certo. capitalizzate, quel susseguirsi di bolle, insomma, che è tipico di questi asset, e l'interesse poi è guidato da quello, insomma. E ecco, secondo te l'interesse delle persone nel futuro continuerà a crescere nei confronti di Bitcoin oppure sarà sempre solo guidato dal prezzo? Allora, secondo me, periodi come questo, quindi in cui anche chi non è proprio dentro il mondo finanziario sa che vengono stampati dei soldi, chiunque sa che la parafraso insomma, quello che mi riportano le persone che guardano il TG e che non si intendono di queste cose. Conte è tornato a casa con 200 miliardi, questa è la frase che mi hanno detto. Quindi quando vedi cose del genere, secondo me, anche se non sei all'interno del mondo finanziario, ti chiedi,
Cos'è successo? Aspetta. Quindi, periodi come questo, shock come questi monetari, che ricordiamolo, non necessariamente causano inflazione, cose del genere, dipende da un botto di cose. Però c'è della moneta immessa nel mercato, tanta in poco tempo, e quindi la gente si fa domande: oddio, ma l'euro, i miei soldi in banca sono al sicuro? Questi shock possono in qualche modo aiutare Bitcoin, perché Bitcoin è quello, non è che ne hanno stampati di più durante il Covid. E quindi, secondo me, l'adozione di Bitcoin passerà, mi auguro, come hai detto giustamente tu, non attraverso queste grandi bolle che poi si sgonfiano e nel lungo, se la vediamo come una linea più smussata, cresce, ma penso che passerà per degli eventi macro. Quindi non necessariamente la gente che, sì, gradualmente lo accetta, ma in seguito a degli eventi. Cioè, è comunque qualcosa di strano Bitcoin. Se, adesso tu ormai sei in questo mondo da anni e lo darai per scontato. Però, cavoli, Bitcoin, non dico per uno dentro il mondo della finanza come me, ma per uno che non è dentro questo mondo, mettersi lì e dire: no, aspè, ma ci sono dei tanti computer collegati e tutti insieme collaborano a far sì che se io ti passo. Cioè, No, è è una cosa un po' difficile, sì, è ostico particolare. da capire. Non è come il server, cioè ci arriviamo tutti a, c'è il server, ci sono io che comunico col server. E quindi, non lo so, secondo me ci saranno degli eventi che faranno vedere i benefici anche di Bitcoin e si passerà per quei piccoli o grandi eventi. Cioè, così che piano piano tutti iniziano a usare Bitcoin, di base la vedo No, dura. Cioè, certo. così. Sì, se il prezzo sale, sì, però deve accadere Ci sono anche qualcosa, dei che limiti possono comunque essere o grandi tecnologici. shock di prezzo o grandi shock non di prezzo, magari eventi come questo che abbiamo appena visto. Io mi sono avvicinato, per esempio, a questo mondo perché ho visto la Fed che ha tirato fuori 2-3 mila miliardi di dollari così. E qual è E stato il tuo se approccio no, a tal magari proposito? avrei Cioè, tu hai guardato. pensato potrebbe essere un rifugio dall'eccesso di inflazione? Sì, sì, discorso inflazione. In realtà non più di tanto, perché se aumenta l'offerta di moneta ma non Sì, non circola, aumenta l'inflazione. l'inflazione è la somma delle due, quindi non è detto. Però sì, un domani ritornerà la circolazione della moneta, questa moneta andrà tolta molto velocemente, non lo si può fare perché c'è un'economia che deve ripartire, quindi ho fatto tutta una serie di ragionamenti, giusti o sbagliati che siano, che inevitabilmente però mi hanno portato a dire: ok, però Bitcoin è molto, prima te l'avevo detto e continuo a ripeterlo, prevedibile. In tutto ciò, non come prezzo, ma come Sì, è base, vero. che lo chiamo fondamentale per non confondere termini, però come struttura, chiamiamolo così, è stabile. E allora ho detto: ah, interessante, proviamo a approfondire, vedere com'è. E ancora sono anni luce indietro, non dico a dove sei tu, figuriamoci, a dove è, non lo so, uno che è in questo mondo da 2 mesi. Vabbè, alla fine. Perché chiaramente non sto mettendo tutta la Ci testa nel mondo mancherebbe cripto, io altro. comunque devo portare avanti altre cose, però quando posso guardo cosa succede, cerco di capire come funziona anche a livello tecnologico, quello, una cosa che vorrei fare, ma dovrò mettermi lì e fare una full immersion, già lo Anche so. perché immagino che tu del tuo tempo, con tutte le cose che hai da fare, se ti metti pure a studiare da zero Bitcoin e le cripto come funzionano, già quella è una cosa che ti assorbe la giornata, quindi figurati, non oso immaginare. E adesso passando di argomento, che abbiamo parlato un sacco, abbiamo anche fatto tante digressioni che poi sono interessanti perché a me se c'è una cosa che piace è sentire un punto di vista diverso dal mio con cui mi posso confrontare e secondo me piace anche a chi ci sta ascoltando perché vedo che commentano, sono presenti e è bella insomma questa cosa. Anche noi magari siamo abituati essendoci dentro a vedere le cose anche un po' col paraocchio a volte, me ne rendo conto, a dare per scontate alcune cose, forse un po'. C'è un po' di indottrinamento secondo me nel bitcoiner e io mi ci metto dentro perché comunque essendo dal mattino alla sera quasi con la testa lì a cercare a capirlo, studiarlo, guardarlo,
Alla fine, non lo so, appunto, c'è il rischio di guardare le cose con una prospettiva troppo chiusa. E una cosa che mi piace molto, ed è stata un'occasione oggi, è proprio cambiare prospettiva e sentire dei pareri diversi. Adesso, per evitare di andare avanti altre 3 ore, perché altrimenti c'è cioè, davvero, potremmo tranquillamente farlo, volevo farti una domanda a bruciapelo proprio, ovvero, che percentuale del tuo portafoglio dedicheresti a Bitcoin? Ovviamente non sono consigli finanziari, eccetera, eccetera, Guarda, eccetera. non è che è un segreto, è che ancora non lo so. Cioè, nel senso, proprio per il fatto che lo sto studiando, mi ci sto avvicinando piano piano, per ora il mio è più un limite assoluto, cioè so che più di così non ci metto, ma non è un limite in percentuale, anche perché io, fortunatamente, avendo un lavoro che mi fa guadagnare, che mi consente di mettere da parte cifre, beh, il mio portafoglio cresce mensilmente, quindi la percentuale che è oggi potrebbe non essere la percentuale di domani. Comunque, per non restare troppo sul vago, perché non è mai troppo bello, indicativamente intorno al 3, massimo 5%. È una parte vista insomma come alto rischio, alto rendimento, diciamo. Sì, beh, E per la certo. scelta di esposizione sul prezzo, cioè quando è che secondo te Bitcoin è sottovalutato? Difficile questa, No, ma è impossibile, cioè, non c'è la non c'è, risposta. quando vedi, Nel cioè tu senso magari che fai un piano d'accumulo banalmente, ma senza star lì a farti troppe pippe sul prezzo. guarda, sono entrato e ho fatto proprio un ragionamento brutale. Ho detto, ok, vedevo che il prezzo stava tra i 8.000, e io lo guardo in euro, perché insomma ho gli euro. Ci sta. E non mi interessano livelli chiave di resistenza, cioè non ci faccio trading, quindi guardarlo sul dollaro per vedere dei Non ti livelli, interessa, non mi certo. riguarda perché non tradandolo, quindi lo dirò in euro. Io vedevo che stava tra gli 8.400 e 8.200, ho detto ok, a 8.000 faccio la prima tranche, che era una roba minuscola, e poi è arrivato a 8.000, quindi erano tipo 250-300 euro. Poi ho detto, ok, a 7.000 l'altra, a 6.000 l'altra, a 5.000 l'altra, non c'è mai arrivato. Vedevo che continuava a star lì, ho detto, ok, quando rimbalza sugli 8.000 di nuovo, e adesso non me lo ricordo quanto, forse 1.000, non so, non giuro non me lo ricordo. Potrebbe essere intorno ai 1.000, quindi il senso è un po' qui, cioè voglio adesso fermarmi un attimo, visto che il prezzo sale, farò i prossimi, esattamente come avevo detto nel video, farò i prossimi acquisti ogni volta che capisco una cosa nuova. Capisco una cosa nuova, ok, sono pronto per espormi un po' di più. Se no, non, boh, cioè, non, Allora sono qua, l'ho voluto sappi che ti fare. seguirò per vedere fino a che punto arriverai ad esporti. Ok, magari arrivo a fare l'80% e lascio Cavolo, l'azionario. sarebbe una cosa completamente rivoluzionaria se anche tu No. ti convertissi all'80% in Bitcoin. No, sarebbe scellerato, secondo me, fare una cosa del genere, al di là di tutti i Poi ti credo. piacciono le mie Ma azioni, sì, mi poi fine, cioè, se tu che sai dall'A alla Z sulle azioni non investi in azioni, caspita. adesso non Ah beh, insomma, esageriamo. sei parecchio skillato, oserei dire, sui mercati finanziari. Adesso no, non si può sapere tutto di tutto, però bisogna dare a Cesare quel che è di Cesare. E adesso stavo guardando io qualche domanda che stavo scorrendo per vedere quelle che mi incuriosivano di più. Ce ne sono alcune un po' più terra-terra, diciamo, altre invece un po' Sì. più anche utopistiche forse, che mi viene voglia di tirar fuori anche solo per vedere se può uscirne una breve Vai. riflessione. Allora, ci chiedono, vi condivido un'idea utopistica a cui ho pensato spesso. Immaginate se tra 10 anni Bitcoin avesse un valore talmente alto che il solo Satoshi Nakamoto, che sia uno che siano tanti, con una redistribuzione di monete dal suo portafoglio possa cambiare la condizione di povertà media nel mondo. Basterebbe un'azione semplicissima che oggi qualsiasi soggetto non potrebbe mai fare. Beh, qui forse è un po' come dire come mai Jeff Bezos non prende il suo capitale e non sana la fame nel mondo. È che in questo caso, e qui torniamo alle basi, se dovesse accadere, staremmo parlando di una grandissima velocità di circolazione della moneta e quindi il prezzo andrebbe giù tra le varie cose. E poi, cioè, non limitiamoci a pensare che parliamo
paesi del terzo mondo, Africa, alcune zone dell'America Latina sono povere perché non hanno i soldi, cioè manca tutta una struttura economico-sociale di risorse. Cioè l'Africa, per esempio, l'Africa subsahariana è uno dei paesi peggiori a livello geografico e a livello di commercio, perché isolato da tutto a livello geografico. E quindi pensare che mettendoci soldi si risolve tutto è un po' spinto. Su altri paesi invece sicuramente sì, cioè, solo che, non so, cioè, sarò cinico, ma perché dovrebbe farlo? Cioè, se non l'ha fatto finora, magari tu dici sta aspettando che il prezzo arrivi chissà dove. Sì, ok, ma poi non aspetterà che il prezzo arrivi ancora più in alto. Non lo so, è un po'... Sì, è divertente pensarci. Ci sono degli ostacoli. Cioè, pensare che la povertà sia solo soldi è... Sì, No. forse un Cioè, po'. parlo proprio di economia, e non dico povertà No, spirituale, non dico queste certo. cose. Cioè, l'Africa è messa così anche perché non ha moneta, ma soprattutto perché non ha risorse, non ha infrastrutture. Anche avesse soldi, ci sono dei paesi lì a farle le pulci, cioè, tra cui anche l'Europa, Sì, è vero. per esempio. Senz'altro. Ma infatti poi anche scorrendo sempre le domande vedo che un altro tema toccato, che condivido insomma anch'io, è che se ci fosse un improvviso aumento di prezzo ci sarebbe anche un problema forse di distribuzione di questa ricchezza, perché immagino che sia ancora abbastanza centrato il possesso di Bitcoin, non è distribuito. Quindi caspita, il fatto di immaginarsi che il prezzo aumenta repentinamente, se io fossi una di queste persone che detengono tanti, ma tanti davvero Bitcoin, inizierei a cominciare a svendere, cioè lo ammetto, non è, cioè, e credo che sia anche quella dinamica che poi crea un po' le bolle. E cioè, tu pensi che potrebbe dare paradossalmente un problema di controllo, cioè di eccesso di controllo, quindi arrivare dall'utopia della decentralizzazione a un eccesso di centralizzazione, di nuovo, quindi un modello che si ripete, dove anziché magari appunto adesso chi detiene gli straricchi che detengono i grossi capitali, si passa a nuove persone che però fondamentalmente sono la stessa cosa e quindi non cambia niente. Potrebbe esserlo inizialmente, perché se ci pensi, ora come ora, le banche centrali, potendo stampare moneta, possono farlo sempre, non possono farlo nel 2020 e poi basta. Chi ha invece molta ricchezza in Bitcoin può venderli la prima volta, poi basta. E quindi no, non lo vedo come un gran problema. Tra l'altro, cioè, l'umanità è nata e cresciuta con l'iniquità economica. I paesi che guidano il mondo, vedi, gli Stati Uniti sono tra i più iniqui al mondo, anche se, insomma, viene dipinto il sogno americano. Gli Stati Uniti, per esempio, sono molto più iniqui dell'Italia. Non lo so, l'iniquità è un problema, ovviamente, ma non credo sia un ostacolo al crescere. Cioè, c'è sempre stato. Che poi qui si tratti di un'iniquità senza uguali, mai vista prima. Può essere, però non lo so, non lo vedo come un gran problema. E anche vedevo qualcuno che scriveva prima, il fatto che sia tutto in mano a qualcuno di cui non si sa l'identità. Ma sì, ok, però alla fine, cioè, non è qualcuno che controlla la tecnologia di Bitcoin, perché quella è distribuita, è qualcuno che detiene molta Certo. ricchezza e, di nuovo, può dare una bella botta una volta, ma non due. Non lo so, forse sono anche io un po' un utopista nel pensare che andrà tutto bene lato tecnologia e lato È un moneta. bel esperimento, insomma, Bitcoin. Eh sì. Anche anch'io la vedo così, perché non sai mai che cosa può diventare, che cosa ti può capitare. Insomma, molti si aspettavano cose che poi non sono successe, ma come anche banalmente il fatto che adesso le istituzioni finanziarie sono interessate ovviamente a farlo proprio perché ci vedono l'opportunità. E quindi anche questo stride un po' con l'idea di fuggire un po' da questo sistema. Infatti, questa visione qui, secondo me, cioè è vero, Bitcoin è un'alternativa potentissima,
a tante cose, al tenere il soldo in banca se si vuole, piuttosto che alla diversificazione del proprio portafoglio, però ovviamente anche dire ma sì, scappiamo via dalle mani dei poteri forti che manipolano, insomma alla fine se vogliono manipolano pure questo per adesso, fin tanto che si parla di prezzo. E a tal proposito ti chiedo come vedi questo, cioè nel senso il fornire strumenti di investimento come possono essere degli ETF banalmente su Bitcoin o appunto degli strumenti accessibili a tutti, nel senso che tu vai dal tuo consulente finanziario oppure vuoi farlo anche tu sul portale della tua banca online, sul tuo broker certificato, la possibilità di farlo, secondo te sarà una cosa che verrà aperta a tutti, che sarà resa possibile con semplicità? Adesso già alcune banche lo stanno facendo, mi viene in mente Hype che ha dato la possibilità a tutti i suoi clienti di acquistare Bitcoin direttamente dalla sua app di online banking. E secondo te sarà un trend questo? Cioè sarà semplificato l'accesso a Bitcoin per le persone? Allora, l'accesso a Bitcoin sì, perché come hai detto tu ci sono anche tantissime applicazioni o aziende anche in Italia che insomma lo stanno rendendo sempre più facile e accessibile. Chiaro è, e l'ho scoperto anch'io sulla mia pelle, che dove c'è più accessibilità e semplicità c'è anche più costo, perché vabbè, ma Ovvio. questo vale per qualsiasi cosa, se anche vai alla banca tradizionale a cambiare valuta, te lo fanno tutto loro. Figo, cioè non fai niente, però magari ti ricaricano il 3% su un euro dollaro. Cioè, prima dicevi ETF in Bitcoin, allora quello è già diverso, nel senso che ETF quotati in Bitcoin, sai, allora aspetta, distinguiamo ETF quotati in una valuta e denominati in un'altra valuta. Allora, facciamo un esempio pratico. Un ETF sullo Standard & Poor's 500, indice americano, può essere quotato in euro, ma non potrà mai essere denominato in euro perché il sottostante è in dollari. Quindi la vera svolta potrebbe essere quando ci sono delle aziende che sono in qualche modo esposte all'andamento di Bitcoin, e non parlo di qui le mina. E solo che è molto, cioè magari non lo so, che si raccolgono pagamenti in Bitcoin. E queste aziende poi sono quotate, allora l'andamento di Bitcoin influenza poi il prezzo di queste aziende. Però è qualcosa molto in là. Un ETF semplicemente quotato in Bitcoin lo vedo comodo semplicemente per chi non ha voglia, ma per qualche motivo, di passare di nuovo in valuta fiat, che poi di solito sono motivi fiscali, perché c'è chi è convinto che non passando mai in euro c'è posto, va risolto, magari. E invece il quotare, cioè il trovare degli strumenti finanziari sulla borsa tradizionale che ti permettono di esporti sulle criptovalute, come lo vedi? Quello è figo. Ce n'è uno in Svezia o in Norvegia? Non mi Ne ricordo. stanno nascendo un po', forse anche in Germania addirittura, ne era saltato fuori Credo sia uno. un ETN norvegese, una cosa del genere. Quello è bello perché, per esempio, ho parlato con amici che avendo un'azienda e volendo investire tramite l'azienda per non stare a prelevare dalla società prelevo su cui dovrebbero pagare tasse, il fatto che esistano prodotti quotati su mercati regolamentati gli consente di investire parte dei profitti aziendali su questi prodotti. Molto figo. Cioè, io stesso che l'anno prossimo dovrò aprire un SRL, se prelevo e poi, quindi ci pago la vita e poi con questi miei soldi decido di comprarmi Bitcoin veri, me ne compro la metà tendenzialmente. Se invece li lascio all'interno dell'azienda e l'azienda si compra questo, credo sia un ETN o svedese, norvegese, non mi ricordo, svedese penso, allora è molto più comodo. È un ETN, cioè non li detieni tu, vai un po' contro quel principio di ho i miei soldi.
Sì, però Però c'è può tutta una essere serie comodo di per ragioni vantaggi. fiscali, sì. Caspita, sì, in effetti. A quello effettivamente non ci avevo mai pensato, perché spesso mi interrogavo quali possono essere i pro e i contro dell'utilizzare appunto uno strumento finanziario su Bitcoin piuttosto che l'acquisto dei Bitcoin stessi. Ovviamente la risposta dipende cosa ce ne vuoi fare, perché se lo scopo è riacquisire il possesso dei tuoi fondi, eccetera, 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 chiaramente la direzione è quella di acquistare Bitcoin. Però io pensavo di più anche al fatto di avere un qualcosa di legittimato che puoi dichiarare con semplicità anche dal punto di vista appunto Sì, no, beh, esatto, in fiscale. quel caso è tutto molto più facile. Lì è palese che in quanto ETN ci paghi Sì, 26 su una plusvalenza, esatto. appunto. Cioè, non è che ci sono dubbi. Però, ripeto, è comodo. Cioè, io appunto ho parlato con gente che ha società e mi ha detto, guarda, io compro Bitcoin e mi ha fatto vedere questo ETN svedese. Io dico, ma scusa, comprateli su Coinbase. Tipo, no, no, ma perché così lì compra l'azienda. Sì, in Ah, effetti, in figo. effetti. È tutto legalissimo, ovviamente. Sono ETN, però è tutto un po', so, Sì, derivati. alla fine sì. Tra l'altro il mercato dei derivati, anche quello cioè, è esploso abbastanza nel mondo di Bitcoin, tanto per incentivare insomma, queste Ma bolle gigantesche che si vengono a creare, danno le possibilità di entrare in leva, hanno creato dei nuovi derivati esistenti solo nel mondo delle cripto, insomma, se ne sono viste veramente di ogni, è il paradiso della speculazione. E quindi insomma, che dire, cioè, se dovessi avere davanti una persona che ti dice: io ho scoperto da poco Bitcoin, ci vedo potenziale, ma non so come approcciarlo e come investirlo, che consigli gli daresti? Allora, intanto gli direi guardati il canale di Luca, Così inizia a che speculare, a fare è la trading e a persona più perdere tutti i soldi adatta. che ha. No, ma banalmente guarda che anche quando, cioè io sono un investitore, non sono un trader, quindi anche quando mi chiedono consigli sul trader dico, guarda, cioè, ci sono altri più preparati. E direi, ma non è modestia, è un fatto oggettivo, cioè io ho solo da imparare in questo momento. Poi da lì direi, guarda, prima cosa, ma questo lo dico per qualsiasi asset, parti con poco. Vuoi investire in Bitcoin? Fighissimo, fantastico, bello. Stabilisci delle cifre sopra le quali se le perdi non muore nessuno e parti da lì, tanto per cominciare. Dopodiché andare su magari degli exchange non cari, mettertele sul ledger prima possibile, perché io stesso, non so se sì, l'avevi visto il mio video, lo dico per chi non l'aveva visto. Io nel 2014-15, non me lo ricordo, avevo comprato Bitcoin e poi li avevo subito prelevati, cioè perché avevo 16 anni, ho detto minchia, 80 euro, cioè 80 euro, cioè per un sedicenne 80 euro sono tipo la vita. Però se li avessi lasciati per puro caso su quell'exchange, l'exchange è fallito, è chiuso, sì. quindi si chiama BTC-E. Ho presente, che c'è stato E non ho il. neanche capito perché l'hanno chiuso, cioè Ma sono andato a c'è, leggere. vai a capire poi il perché lì ci sono state di quelle frodi dietro le chiusure degli exchange, che è allucinante. Quindi direi, devi detenerle. Sì. Cioè, quella è la prima cosa. È vero, è vero. Beh, alla fine sono quelle classiche cose. Non mettere in gioco, non investire più di quello che ti puoi permettere di perdere, soprattutto perché è un prodotto fortemente speculativo, è un prodotto ad alto rischio. Non è paragonabile ovviamente con uno strumento che ha minor volatilità, come può essere, vabbè, l'azionario ultimamente ha dimostrato di saper essere volatile anche lui, però ovviamente se si guarda una media annuale dei rendimenti è completamente diverso. È un asset nuovo. E quindi è ancora da capire, tutti quanti lo dobbiamo ancora capire, anche noi che facciamo gli espertoni in realtà dobbiamo ancora davvero capire dove sta il suo valore, cos'è che gli dà valore, definire un fair value è una di quelle cose che tutti cercano di fare, ma nessuno ci riesce, perché anch'io condivido quello che hai detto tu, cioè è proprio impossibile. Sono dei mercati talmente nuovi che non esiste ancora un modo di prezzarli. Qualcuno magari ti mette in gioco il discorso del costo del mining, però insomma, se sono tutte
di cercare di adattare un modello che però poi non spiega mai appieno, ti lascia sempre delle lacune che difficilmente sono poi colmabili da una spiegazione razionale. Quindi sicuramente non posso fare altro che condividere la tua opinione in merito, insomma, di andarci cauti, cercare di capirlo, studiarlo, approfondirlo, e nel frattempo comunque io trovo che è una cosa sensata. Adesso magari per qualcuno potrebbe essere un'espressione un po' forte, quando lo dico a volte qualcuno si spaventa, però io mi sento di consigliare comunque di esporsi almeno un po' in Bitcoin, perché aiuta un po' a diversificare anche il portafoglio, ad aggiungere un asset molto particolare che non ha uguali, magari è meno correlato agli altri. E quindi, non lo so, tu, l'ultima domanda che ti faccio è: che cosa ne pensi di questo? Cioè, tu. No, ma poi sai che, guarda, sono super d'accordo, però per un altro motivo, cioè all'inizio non è che entri in Bitcoin perché diversifichi, anche perché, come abbiamo detto, se ci entri con poco, dov'è la gran diversificazione? Però sono d'accordissimo con te quando dici di iniziare, perché Bitcoin è talmente diverso, è talmente una cosa a sé, che visto da fuori è difficilmente apprezzabile, nel senso che io ero lì a leggere di Bitcoin, a studiare, a cercare di capirne le basi, e poi ho detto sì, ok, ma poi il ledger, insomma, il wallet fisico, l'indirizzo, sono cose talmente lontane che alla fine, nel momento in cui lo provi, cioè te ne compri un po', se riesci a lasciar perdere l'aspetto emotivo, quindi se entri in Bitcoin, ma non è che ti fai prendere, oddio, che figata, ho dei Bitcoin, bellissimo, perché sennò poi inizi a comprare Sì, sempre no, di ovvio, più e diventa una magari. Però mania. è interessante perché nel momento in cui ci sei dentro, riesci a respirare anche quell'aria, quella sottocultura che c'è, che è molto affascinante. Cioè, io sono la persona meno cripto, probabilmente, su YouTube, mondo della Non è finanza, vero, però. però l'esserci dentro adesso mi mette a contatto con tutta una serie di discorsi che prima avrei semplicemente detto sì, ma non mi interessa. E magari lo dico anche adesso, una volta ascoltato, però il fatto è che nel momento in cui detieni Bitcoin ti senti in qualche modo più coinvolto, economicamente dico, e allora consideri delle idee in più, le valuti, poi magari arrivi comunque alle stesse conclusioni. Cioè, credevo che lo stock to flow non avesse senso prima, continuo a pensarlo adesso. Però Con più altre cose, come per consapevolezza anche esempio comunque. l'aspetto della decentralizzazione, prima, nel momento in cui non lo vedi, cioè io adesso ho, facciamo finta che sia Ledger e una gomma. Qui dentro ci sono le chiavi per accedere ai miei soldi, che è una cosa che in banca è impossibile, perché tu non hai soldi, cioè ce li ha la banca, non Sì, sono tuoi. certo. E nel momento in cui lo tocchi con mano, dici, ok. Dal libro non si capiva. No, è vero, è Sì, una sensazione completamente diversa quella, è vero. sì. E poi, tra Quindi anche l'altro, solo per quello direi metteteci 5 euro, giusto per vedere. è vero però, tra l'altro un'altra cosa che secondo me è un enorme pregio, che ovviamente a te non riguarda perché, adesso lo capirai tra poco, ma è che Bitcoin a me in primis, perché io non mi sono mai interessato così da vicino di come funzionano certi aspetti della finanza, ed è per questo che dicevo a te non tocca perché tu ti interessi di quello per lavoro, quindi chiaramente lo sapevi già, ma molte persone che non sono appunto istruite, informate, non sanno bene come funziona la moneta, cosa sia l'inflazione, i termini come la riserva aurea. C'è chi pensa che tuttora esista la riserva aurea dietro la moneta. Quindi, insomma, cioè, Bitcoin magari uno lo scopre per la speculazione, tutto quanto, per il prezzo, lo acquista per investire, per fare la sua scommessa, poi si informa un po' di più, scopre come funziona e da lì si va a informare anche magari su alcuni concetti legati all'economia, legati alla finanza. Almeno a me è successo così, ma veramente Sì, amplificato può l'interesse verso essere. questo mondo, che prima era molto limitato e adesso invece è veramente cresciuto e credo che molti abbiano seguito un po' questa stessa strada. E alla fine, quando ho visto il tuo video dove hai detto appunto ho comprato Bitcoin, ho detto caspita, questo sì che è un messaggio forte perché comunque le persone solitamente legate alla finanza tradizionale, chiamiamola così,
tendono a vedere magari un po' peggio Bitcoin, o quantomeno a non interessarsene, come dicevi tu. Ed è sbagliato, secondo me. Quindi ho detto, caspita, devo prendere al volo questa occasione, portarlo qui, farci una chiacchierata davanti a tutti e capire che cos'è che l'ha mosso. E veramente oggi è, cioè, stato un gran bel confronto per me e secondo me per tutti quanti, anche No, anche per sentire me, che cosa guarda, avevi da dire. assolutamente. Proprio perché appunto vedere qualcuno che da fuori si interessa, che è strano, di solito, cioè, uno lo capisce, diventa un po' nerd di Bitcoin e poi ci si interessa sempre di più, ecco uno da fuori che ci si interessa quando di solito tratta finanza tradizionale, è una ventata d'aria fresca per me, quindi mi ha fatto veramente piacere Pietro averti qui e ti Anche a me. ringrazio anche a nome di tutti per il tuo tempo, per questa E poi guarda, devo dire chiacchierata. una cosa sul tuo pubblico che mi è piaciuta veramente tantissimo, ossia che parlano anche tra di loro. Sì. È fighissima questa cosa, è bellissima. Complimenti a te e anche a loro che avete costruito questa bella community, perché non è scontato. No, no, è Cioè, vero. significa che c'è intesa, che c'è unione. Guarda, della Bello. community io ne vado fierissimo, adesso non voglio fare quello nemmeno io che se la tira, però è una cosa che adoro. Anche il fatto che il nostro canale su Discord è molto attivo, c'è conversazione, non c'è bisogno di andare a moderare, a dire taci, non dire questo, non dire quello, attento a quello che dici, no? È proprio una community a tutti gli effetti, non c'è qualcuno che gli dice cosa fare, cosa non fare, e è una cosa molto organica e molto bella. Infatti, ho detto, no, lo po porto Pietro qui dentro proprio perché so che ne uscirà qualcosa di ancora più bello, ancora più completo e dei discorsi sicuramente interessanti. Infatti, adesso stanno andando avanti a dire cose, a dibattere l'uno Siamo con. gasatissimi, dicono. Siamo E poi ho gasatissimi notato che non ho messo il follow su e. Twitch, Ah che no, lo uso poco, quindi aspetta che Beh, ma rimedito. perché non sbarchi anche tu su Twitch adesso? Dai, prima o poi. No, te lo dico il punto, non è legato alla piattaforma, non è legato a niente, è un discorso di presenza fisica, cioè la Certo. live mi obbliga a essere presente lì fisicamente e cioè le mie giornate. Hai presente la mia morning routine? Sì. Ok? E non esiste per me. Cioè, ci sono giorni in cui mi sveglio alle 9, vado a letto all'1, ci sono giorni in cui mi sveglio alle 12, vado a letto alle 4. Cioè, non, ci sono giorni in cui stacco da tutto per Ogni un giorno tanto. intero, 2 giorni intero. Cioè, non ho una regolarità e adoro questa cosa, cioè, non la vivo come uno stress, ma non riesco assolutamente a immaginare, almeno per ora, per come è impostata la mia vita, di mettermi lì con regolarità e fare delle dirette. Ci ho già provato su YouTube, ma falliva Sì, ne hai sempre, fatte cioè, poche di appunto. dirette. No, non è che ne ho fatte poche, è che alla fine la vivevo più come un Ah, obbligo, anche se mi piaceva capisco. da matti, perché poi mi mettevo lì e stavo lì 2 ore, Però ci devi e dargli, devi starci però dietro. io sapevo, ah, domenica sera devo essere a casa, e quindi magari mi trovavo a dire no a, non so, uscite, perché sapevo che avevo la diretta. Il video invece mi consente Maggior di poterne libertà. fare a manetta per una settimana e poi magari stacco 2 giorni perché non ce la faccio più. Certo. Cioè, Capisco benissimo. magari un domani riuscirò a far quadrare le live anche nella mia vita, Ma vediamo. guarda, se no fai come me che dico alle Pensa. 6, poi mi presento alle 6 e un quarto, un giorno dico no, oggi non ci sono, la facciamo domani e alla fine, bene o male, ci si raccapezza. Va bene, Pietro, dai, adesso non ti porto via altro tempo anche perché so che devi ancora andare avanti a lavorare, hai altre cose da Cioè, devo fare. fare un video, ti rendi Oggi, conto? ecco, sarà una di quelle giornate in cui vai a letto alle 4, Io avrò letto, sì, probabilmente. no. Non so come Cioè, fai, perché io adesso riesco a vabbè. immaginarmi solo una direzione da qui al letto, in questo momento. Pensare di No, dover ma io fare un sono video. abbastanza traslato in avanti, come orari. Immagino. Cioè, tu a che ora ti alzi? Ma di solito verso le 8, ma io faccio sono ancora un lavoratore dipendente che timbra il cartellino alle 8:30, quindi non ho molte Io non ce la posso. alternative. Cioè, per me le 8 è tipo gita, cioè che devi svegliarti presto. 9 e mezza, Ma sì. 10, poi vai a letto alle A 2. Cioè, no, oltranza, ma sì, io ma sono molto spostato in alla fine avanti. l'importante è riuscire a fare quello che devi fare. Poi nessuno, il bello di non avere E imposizioni è a proprio dormire. quello, e a dormire soprattutto, che anche quella è una cosa che è la più sacrificata, però.
Va bene, dai Pietro, ti lasciamo andare a lavorare, ti ringraziamo. Io parlo sempre a nome di tutta la community, ancora una volta per averci dedicato il tuo tempo e aver voluto condividere le tue opinioni con noi e rispondere a domande magari anche un po' moleste, un po' troppo tecniche, però hai No, mai. dimostrato comunque, guarda, credimi, ne sei uscito molto bene perché io sapevo che comunque tu non sei un tecnico, non sei un trader e quindi ovviamente abbiamo cercato di evitare questi temi. Tuttavia qualcosa è saltato fuori perché vuoi o non vuoi, alla fine, cioè, per forza di cose, parlando di Bitcoin, qualcosa di più tecnico esce, ma comunque hai dimostrato, direi, di essere più che competente, più di quanto pensi, credimi, perché il non sapere è tutt'altro. Hai dimostrato di aver consapevolezza di questo piccolo investimento che hai fatto. Allora speriamo tutti quanti di vedere il tuo portafoglio, la tua allocazione in Bitcoin crescere sempre di più, perché vorrà dire Lo che speriamo tutti, vorrà ottimo. dire intanto che il prezzo è salito e in secondo luogo che tu hai capito nuove cose, imparato nuove cose ed è una cosa che davvero mi auguro perché adesso non per fare il lecchino, però nel panorama di YouTube dedicato alla finanza personale, io credo onestamente che tu sia uno dei migliori, non solo in Italia, tra l'altro, perché Troppo buono, grazie Ne mille. seguo non pochi, ma davvero mi sento di dirti questa cosa e sapere che una persona come te si è avvicinata a Bitcoin mi fa davvero ben sperare. Ecco, te lo dico veramente con sincerità. Grazie di nuovo e buon lavoro. A questo punto non ti dico buonanotte, ma buon Grazie. lavoro e spero che Buono. ci sarà in futuro un'altra opportunità come oggi di farci una chiacchierata e di condividere Più che altre volentieri. opinioni. Grazie Più che Pietro, grazie volentieri. ancora e buon lavoro. Grazie a te. Ciao a tutti.